Mario Carbone, oggi studieremo insieme la NASPA. Oggi, questa è la terza lezione e riprenderemo dalla parte C. La parte C è questa, nella lezione precedente abbiamo ripetuto la parte B, poi nuovamente la parte A e finisce col quarto dito sul Do. Subito si riaggancia la parte C, quindi così ci stanno un po' di terzine, di acciaccature. Noi faremo molto molto più semplice così. In questo modo è più semplice, per chi inizia è meglio. Ecco qua, inizia dalle ultime due note della seconda pagina. Abbiamo praticamente qui, abbiamo finito una lezione precedente, quindi quinto dito sul Sol, chiaro? Quindi ecco qua è la parte C, quindi 5 in battere, 3 in levare, le andrò a scrivere nella pagina successiva, quindi memorizzate bene la ritmica e le note di questi due tasti, quindi questo mettendo un metronomo, e questo lo metto lento, a 50. Ancora questo, quinto sul Sol. Andiamo nella parte, diciamo, alla pagina successiva, allarghiamo il secondo dito di un tasto, andiamo sul Do, quindi 2 in battere, 2 in levare, poi 2, 1, 2, il terzo dito e in battere il pollice in levare, questo praticamente, quindi le prime due note a largo di un tasto qui. Quindi 2, 2, poi 2, 1, 2, il 3 in battere, il pollice in levare, e questo. Ripetendo solo dal 2 sul Do, quindi. Bene, fatto questo, ripetete solo questa frase, dal 2 sul Do. Fatto questo, collegate con le due note che avete memorizzato prima, e sono queste, quindi. Molto semplice. E ora andiamo avanti, quindi arrivati in questa posizione suoneremo quinto in battere, 3 in levare. Praticamente sarà lo stesso movimento, un tasto, diciamo, un tasto più grave, quindi 5 in battere, 3 in levare, allargate in un tasto il secondo dito, stesso discorso di prima, solo qua che si allargherà il pollice, solo questo cambia, quindi è questo, il quinto siamo sul Fa, ora non più sul Sol. Allarghiamo il 2, quindi va sul Si, vedete, non sul Do, sul Si. 2, 2, 2, 1, 2, terzo, e il pollice va sul Sol, allargandolo di un tasto. Qua scrivo allarga, quindi o scrivo Sol uguale. Allarga. Poi lo indicherò per bene. Ecco qua, fate questa frase. Il quinto dito siamo già sul Fa, perché siamo, vedete, col pollice sul Si, quindi senza muovervi. 5, 3, allargate il secondo dito. Nuovamente il secondo dito, 2, 1, 2, 3, e allargate il pollice. Lo stesso movimento che avete fatto prima, un tasto, cambia solo che un tasto più grave. Si sposta di un tasto e l'altra cosa che cambia è che si allarga il pollice, qua non si allarga. Bene, collegate tutto il rigo, perché poi è, diciamo, finito questo, ascoltate. Ora la stessa cosa, fa. Ora ripeto la stessa cosa che ho fatto ora, quindi sempre uguale. E quindi praticamente il rigo successivo nuovamente uguale, chiaro, al primo. Non cambia nulla, quindi parate il primo rigo, uscirà anche il secondo. Andando avanti, e nuovamente sempre la stessa cosa, si ripete per 4 volte, quindi. Pollice sotto sul Sol e poi quarto sul Do, oppure il finale, quello che abbiamo già imparato in altri.
in altri brani è sempre lo stesso, chiaro? Quindi basterà imparare il primo rigo, uscirà tutto, chiaro? E vedete queste due note, ta-ta, sono queste due note che vi ho notato qua prima, quindi è sempre uguale fino ad arrivare al terzo dito qua, si ripete quattro volte con lo stop, questo, do, con tutti e due i bassi insieme, poi il pollice sul sol, i bassi sul sol settima, i bassi sul do, chiaro? Mettendo i bassi dopo qualche giorno potete fare questo. 5-3 non mettete nulla, eh? Io non ho scritto nulla, quindi sono queste ultime due note, vedete? Qui 5-3 senza bassi, così. Poi bassi, pagina nuova, alternate da bassi sul do, ora sul sol settima. Alternate, bassi sul do, alternati. E ora è sempre la stessa cosa, è inutile che vi ripeto le stesse cose. Ecco qua, vi evidenzio i bassi alternati così potete studiarveli e andare avanti. Ecco qua, le prime due note sono senza bassi, eccoli qua, i bassi alternati sono scritti qua, qua, qua e qua. Andando avanti sono quattro volte, diciamo, la ripetizione della stessa cosa, è inutile evidenziarle. Fate questo per qualche giorno, ecco qua tutto il rigo, e beh, il brano, ci siamo. La prima parte è questa. La seconda parte e questa è la terza parte e finisce qui, chiaro? Bene, è molto semplice, cioè in un brano difficilissimo, l'abbiamo appunto semplificato per insomma rendere, dare la possibilità a tutti di imparare questo brano. Se vi è piaciuto questo video, insomma, mettete un mi piace, iscrivetevi al canale se non vi siete iscritti. Bene, per oggi è tutto, un saluto da Mario Carbone, alla prossima lezione. Ciao a tutti!